alla COP28 dove si parla di tutela dell'ambiente, tutela dell'economia, dove si parla di decarbonizzazione. È stato un convegno importantissimo quello di stamattina con Aeroporti di Roma, con ENI, con ENAC, proprio perché abbiamo visto che istituzioni pubbliche, private, il governo che comunque ha portato e che porta il suo contributo, è un lavoro fondamentale, perché è un lavoro soprattutto di squadra, perché andiamo avanti insieme verso un unico obiettivo. ENI contribuisce certamente con la fornitura di prodotti decarbonizzati, il Sustainable Aviation Fuel, che noi abbiamo iniziato a produrre già lo scorso anno e che produrremo in quantitativi industriali a partire dall'anno prossimo nella raffineria, nella bioraffineria di Gela e poi anche in quella di Venezia. Noi pensiamo nel giro di non più di 2 anni di essere in grado anche di sopperire a tutto il fabbisogno di SAF che dalle nuove regole europee sarà necessario in Italia per il 2030 e gli anni a venire. Siamo qui per anche dire quello che facciamo, perché facciamo tanto. Gli aeroporti già dal 2009 lavorano sulla riduzione delle emissioni di carbonio. In Europa abbiamo più di 300 aeroporti che si stanno impegnando, che anno dopo anno riducono le loro emissioni. Più di 130 aeroporti saranno net zero già nel 2030, quindi far sì che questo messaggio, questa realtà di quello che facciamo sia percepita bene è molto importante. Essere qui alla COP28 a Dubai come Aeroporti Roma, ma in realtà come settore aereo nell'ambito del patto della decarbonizzazione del trasporto aereo, è fondamentale. Quindi 2030 è la prima tappa in cui avremo un settore che sarà net zero per le principali infrastrutture e sarà rispettosa del mandato che l'Europa impone del 6%, e siamo qui anche impegnati per definire poi una roadmap basata sulla scienza e rispondente anche a quello che l'industria può fare per traguardare tutto il ponte che va dal 2030 al 2050 per un risultato finale che crediamo alla nostra portata.